Buonasera a tutti. Prima di parlare vorrei vedere con voi un video, un montaggio che abbiamo fatto registrando delle immagini televisive degli ultimi tempi. Grazie. Se può andare il video. Che entrino le bocce di Francesca e Cristina. Cavallata di Francesca. Allora, Francesca è una playmate, abbiamo detto. Lei non legge i giornali perché dice che la carta sporca le mani e le secca anche, quindi lei desiste. Io le vedo soltanto di sera in penombra, cioè io ho scelto una linea, lo faccio anche perché ho poco tempo. Ma che succede? Raffaella? Ma bella Peppa, che fai? Volevo essere competitiva con Paola. Io sento dire a certa gente che lei si è rifatta il seno. Che bella domanda! Non è vero! Bravissima Soraya Pia! Ma te lo vuoi rifare anche tu? Ma che, ancora non ce l'ha che rifà? Devono prima crescere, poi se ce li hai non te li fai, se non ce li hai proprio volendo. Me ne vado a fare la gallina. La gallinella. Che mi riesce molto ma molto bene. Ti credi da essere? Sei alta un metro e mezzo. Levi i tacchi, levi il trucco, levi le station, no. Il naso rifatto. No, sono suoi, Rosy. La fame toglie le energie e anche la voglia di fare un sacco di cose. Chiamatelo pure effetto push-up. Le forme diventano più generose, i décolleté golosi, le donne avvenenti e pazienza per chi ancora crede al fascino dei neuroni. L'occhio pretende la sua parte. Regalarsi un bel décolleté, più grande, più florido, ma che sembri naturale. A permetterlo sono le protesi più attuali. Possiamo dire che il 50% del risultato di un intervento di mastoplastica additiva è dato dalla protesi. A fare il resto è la mano del chirurgo, un vero e proprio sarto del corpo. Stafagottata, straordinaria, una femmina che non lesina nulla al proprio maschio. Come darsi da fare su questo corpo che si muove come una cesta di crotali, dove qualunque forma è esasperata, una sorta di boterò ambulante, pronto a racchiudere e raccogliere qualunque maschio su di lei si volesse posare incauto. Non ho mai fatto nessuna puntura e un giorno abbiamo fatto con loro, della vita in diretta, una puntura diciamo sulla parte sopra del labbro, una puntura di acido ianuronico, abbiamo fatto un esperimento. E la ruga è rimasta però. È andata, la ruga è rimasta. Buonasera a tutti, già perché questa è serata d'estrazione, devo spingere, vedete, è andata. La via della fortuna di Jasmine qui con noi. Abbiamo finito, abbiamo finito, non ti devi preoccupare. Non ti preoccupare. Manca il bollo. Scusate, ho bisogno del veterinario perché manca il controllo sanitario, grazie, il veterinario subito. Così, voi uno, aspetta. No! Puoi portarlo a casa, tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, vai, ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Allora, la scuola viene demolita perché governare degli ignoranti è più facile. E governare degli ignoranti che guardano questa televisione è ancora più facile. Da un anno e mezzo, da quando è uscito il documentario Il corpo delle donne, portiamo avanti due modi di espressione dei nostri diritti. Portiamo con forza verso le istituzioni per come le donne, oggi anche gli uomini, vengono rappresentati dalla TV. E agiamo concretamente sul territorio attraverso centinaia di proiezioni, in dibattiti in scuole, università, associazioni, comuni e province,
per innalzare il livello di consapevolezza intorno a queste immagini televisive, per dare avvio a un processo di presa di coscienza tra le ragazzine e ragazzini italiani, ma non solo. È tutto partito dall'aver guardato la TV, spiego nelle classi, davanti ad assemblee di studentesse e studenti attentissimi. È accaduto un giorno quando, anziché spegnere la televisione, davanti a un programma che non mi piaceva, ho deciso di reagire. Nasce da lì, racconto alle ragazzine, nasce dal dire: anziché spegnere davanti a qualcosa che mi indigna, posso decidere di dire il mio dissenso. È continuato con l'aver condiviso con due amici il mio disagio. Questo, spiego, è un punto importantissimo. Da soli le battaglie sono durissime e cercarsi un gruppo di riferimento serve a trovare il coraggio per la protesta. La grande sorpresa è stato l'enorme riscontro che abbiamo avuto tra le ragazzine, ma ancor più tra i ragazzini italiani di 15-16 anni, che ci seguono attenti sul blog, sulla pagina Facebook, 3 milioni hanno visto il nostro documentario, e nei dibattiti dopo le proiezioni, perché ci raccontano che questo modello unico intralcia anche loro. Ho guardato il suo video, dice Matteo nel liceo di Massa. Ha ragione, quelle immagini vi umiliano e io mi chiedo perché voi donne non vi ribellate. Ma si dovrebbe fare un altro documentario sul nostro corpo, il corpo dei maschi italiani. Io quando vedo le immagini delle donne in TV penso che quelle ragazze mi piacciono e come. Ma se arrivasse uno straniero e guardasse la nostra TV, penserebbe che noi ragazzi italiani pensiamo a una sola cosa tutto il giorno. Ma non è così, noi ci pensiamo certo, ma non siamo solo questo. E io provo fastidio ad essere rappresentato così. Quindi, ignoranti, ignoranti e immobilizzati in un modello unico che uccide ogni tipo di diversità, che rende impossibile l'espressione delle nostre unicità. Bisogna però che diveniamo consapevoli che c'è una parte di italiani che non guarda mai la TV. Sono tra quelli che durante i dibattiti talvolta alzano la mano e mi dicono: Zanardo, perché si dà tanto da fare? In fondo basta spegnere la TV. Ecco, in questa frase, a mio avviso, era chiuso uno dei problemi più gravi dell'Italia di oggi. Chi poteva e doveva occuparsi della televisione e della tutela di chi guarda la TV, e quindi principalmente dei giovanissimi, ha smesso di guardare la TV e di occuparsene come cittadino, come politico e come legislatore. Fa male ricordare che spesso chi dice basta spegnere la TV ha dimenticato che spegnere la TV oggi può essere un atto impossibile, un atto che arriva da lontano, da un contesto culturale ricco, da una famiglia attenta, da una scuola stimolante. Spegnere la TV oggi in Italia è un atto elitario. Spegne la TV chi conosce il piacere che deriva dalla lettura di un libro, da uno spettacolo teatrale, dallo stare soli con se stessi. La maggior parte degli italiani oggi non sa spegnere la TV perché spesso non conosce alternative. Essersi dimenticati di questi italiani, che sono la maggior parte, è stato un atto di feroce egoismo, di cui per anni anch'io mi sono resa consapevole. Non ha molto più di democratico un paese che poco si cura da 30 anni dell'educazione e della crescita dei cittadini. Quindi abbiamo deciso per un'azione militante e andiamo là dove ci chiamano e dove c'è più bisogno, nelle scuole dunque, e portiamo la nostra proposta. Anziché spegnere la TV, e finché non saremo in grado di offrire un'altra TV, diciamo agli insegnanti e agli adulti: guardiamola in modo consapevole insieme ai ragazzi, non lasciamoli da soli e diamo strumenti critici. Nuovi Occhi per la TV è il nostro progetto formativo che fornisce gli strumenti per una visione consapevole. Il nostro obiettivo finale è la costruzione di una cittadinanza attiva, quella verso la quale anche voi qui, credo, tendiate. Nel contempo lottiamo per non avere più questa TV che ci offende. La maggior parte delle persone che guardano la TV oggi ha la TV come unico mezzo di informazione. Lo sappiamo, ma quanta importanza abbiamo dedicato a questa informazione? Da 30 anni questa TV ha monopolizzato e colonizzato il nostro immaginario, imprigionandoci in un modello unico, facilmente manovrabile. Le notti di Arcore, le feste di Arcore, sono il risultato di questi 30 anni di televisione.
E io vi voglio dire che non è il denaro il primo obiettivo, e comunque non il solo per le ragazze e le madri delle ragazze che hanno affollato la TV in questi anni e ultimamente le feste del Premier. Voglio che mia figlia esista, mi ha detto una madre con figlia soubrette in TV alla fine di un dibattito. Perché insieme alle immagini televisive è passato qualcosa di molto più subdolo e grave. È passata l'idea che se non appaiamo non esistiamo. I corpi televisivi. I corpi televisivi, è bene ricordarlo, non hanno nulla di liberato, trasgressivo, innovativo. Non sono corpi in movimento verso una reale emancipazione. E la dimostrazione sta nei volti cancellati delle donne adulte, e ora anche degli uomini, dalle immagini televisive. Non c'è in corso nessuna riflessione, e la propongo qui oggi, con la speranza che la vogliate fare anche vostra, su cosa significherà a livello simbolico e relazionale la scomparsa del volto, che è luogo dove la pietas si manifesta per eccellenza e dove è scritta la nostra storia, di cui i ragazzi e le ragazze che incontro hanno estremo bisogno. Hanno bisogno di facce che raccontano una storia, la nostra personalissima storia, in cui loro possano specchiarsi e riconoscere qualcosa di loro stessi per trovare radici su cui possano costruire le loro vite. I ragazzi e le ragazze ci chiedono modelli a cui ispirarsi, volti adulti di uomini e donne che non si nascondano fingendo una perenne giovinezza, che crea loro fragilità e sconcerto. Mi diceva l'altro giorno Antonio, dopo un dibattito a scuola, mi dica che possibilità ho io. Ho 17 anni, ho la bici ma non ho il motorino. In TV e adesso anche in politica ci sono uomini che hanno l'età di mio nonno, però sono ricchi e famosi e vogliono quelle che hanno la mia età. E io? Con apprensione vi segnalo un'enorme fragilità dei giovani maschi italiani, disperatamente alla ricerca di modelli maschili di riferimento. Allora io dico, dopo aver fatto questo tour delle scuole, aver fatto centinaia di dibattiti, che un altro corpo è possibile, oltre a quello imposto dalla dittatura dei media, ne sono certa. E anche attraverso la liberazione dei corpi, oggi incatenati e resi fragili e così più inclini alle leggi del mercato, daremo avvio ad un reale cambiamento, poiché questa prigionia trentennale ha bloccato un'energia che potrebbe in futuro essere formidabile. Il primo gesto rivoluzionario, ha detto la Luxemburg, è chiamare le cose con il loro nome. Bene, facciamolo. Allora è necessario riconoscere che questa dittatura sui nostri corpi, e sul corpo delle donne in particolare, ha reso possibile l'espansione di un enorme mercato pubblicitario che sul corpo delle donne specula. Ed è bene ricordare che la compromissione tra politica e TV ha permesso l'inaccettabile in qualsiasi altro paese europeo. È ormai risaputo, e ben lo sanno i giornalisti stranieri qui presenti, che è solo qui, solo in Italia, che l'economia liberista non ha trovato alcun ostacolo alla sua espansione, nessun diritto costituzionale che ha potuto fermare l'umiliazione del corpo delle donne nelle immagini dei media. Ho aderito con convinzione all'appello di Libertà e Giustizia e a questa mobilitazione, così come ho aderito alla manifestazione del 13. Sono però convinta che non sia sufficiente e che sia urgente, urgentissimo, cominciare a lavorare su progetti concreti che siano ponti verso il cambiamento. Già due generazioni sono cresciute con questa TV, con questa politica, e i danni sono evidenti a tutti. C'è un'emergenza che si manifesta ovunque in Italia e di questo vorrei farvi partecipi e vorrei veramente che tutti ci alzassimo da qui con un progetto concreto, ed è la mancanza di luoghi di elaborazione del disagio. La scuola è allo stremo e sono quasi scomparsi circoli che servivano da punto di incontro, di discussione, connessione. I ragazzi ci chiedono ormai cosa si può fare. Allora, io credo che spetti a noi adulti lavorare su progetti concreti intorno ai quali i ragazzi e le ragazze si trovino per dare un senso alle loro vite. Per noi è chiaro,
È l'educazione ai media in centinaia di scuole, laboratori per far emergere la possibilità di altri corpi, i dibattiti per offrire ascolto. Però ci sono mille altre urgenze. Finisco dicendo una cosa scomoda. Le donne italiane non sono sempre zitte, più spesso sono zittite. E allora ricordiamo, perché è giusto farlo qui, che da un anno le giovanissime blogger, e so che molte sono qui presenti, in tutta Italia hanno protestato civilmente perché la TV e la pubblicità rispettassero i loro corpi, inviando migliaia di mail alle aziende che le offendevano. Molte di queste aziende hanno ritirato le loro campagne, anche importanti multinazionali, attraverso una protesta ferma, educata, di giovanissime blogger. Non è una notizia questa? Chiedo, applaudite, allora vuol dire che questa è una bella notizia. Purtroppo, ed è importante dirlo qui, pochissimi giornali e nessuna TV l'ha riportato. Però è urgente dare atto degli sforzi che chi prova a reagire, specialmente giovane, è urgente diffondere la notizia il più possibile per altri e altre, che così prenderebbero coraggio. Sarebbe la prova tangibile che bottom win e che cambiare il mondo è ancora assolutamente possibile. Grazie.